Ciao belli, bentornati sul canale, io e la Lolina siamo in viaggio, il viaggio invernale come al solito. Siamo ritornati in Liguria anche se avevo detto che volevo cambiare, ma dove vuoi trovare delle temperature così. Ci stiamo spostando in direzione verso la Francia come al solito. E stamattina, che è presto, perché sono andato come al solito, guardate, non so se avete visto, sono andato in lavanderia a lavare un po' di roba e sono le 8 e ci sono 10 gradi, perciò si sta bene, c'è il sole, sta per uscire il sole, sta bucando. Allora, nel venire giù ci siamo fermati a Pietra Ligure, come al solito, a festeggiare il Natale con amici. E allora c'è una novità per l'area camper di Pietra Ligure, tanto faccio un giro qui nel porto. C'è una novità per Pietra Ligure. A Pietra Ligure, nell'area camper, hanno allargato un pochino, non tanto, un pochino gli stalli da permettere un po' le manovre un po' più facilitate. Hanno aggiunto un bagno per i disabili. Un'altra novità di Pietra Ligure dell'area camper è che adesso danno a disposizione una card che permette di viaggiare sui pullman gratis da Savona fino a Andorra. È gratuita, ve la danno lì all'area camper, ve la danno, nessun problema. C'era sempre pieno. Purtroppo i primi giorni non è che ho trovato tanto bel tempo. C'era sempre nuvolo, però vabbè, chi se ne sono in vacanza non mi interessa. La Lolina è su una stagione che sta facendo ancora le sonnone, perché è stancona, lei non si sveglia presto, lei dorme. E niente, io come vi ho detto sono venuto a fare il lavaggio della roba, perché vabbè, io non mi porto mai dietro un sacco di vestiti, mi porto dietro due cambi di pantaloni e tre felpe e li tengo lavati, perché tanto in giro trovi sempre il lavaggio. Sono qui nel porto degli Aregai, perciò sono a Santo Stefano al Mare adesso, e ho incontrato parecchi iscritti al canale, mi ha fatto molto piacere, tantissimi che vogliono fare le fotografie con me come se fossi una star della televisione, ma non mi sento proprio. Come dico sempre, essere famosi su YouTube è come essere ricchi con i soldi del Monopoli. Però vabbè, mi fa piacere se vi fa piacere. Adesso sto qua qualche giorno, due o tre giorni mi sto fermo qua e poi andrò alla ricerca di posti nuovi dove sostare con i nostri camperocci. Ho già adocchiato qualche area camper, parcheggio, insomma un po' di queste cose. Aspettate che faccio il cambio di mano, perché se no mi imbirlo. Ecco qua. Mi stavo dicendo, ho già adocchiato qualche posto nuovo dove potersi fermare col camper. Devo andare a provarlo per capire se è libero o se si paga o se non ti fanno mettere col camper. Insomma, ci sono tante cose da andare a vedere, e anche le comodità che hai attorno, perché ci sono tanti posti nuovi, ci sono tanti posti dove magari ti puoi fermare col camper, ma sei fuori, sei perso, nel senso non hai vicino niente, perciò insomma va bene se vuoi restare da solo un giorno o due, però comunque le comodità bisogna averle vicino, tipo negozi, farmacia, tutte queste cose, insomma cose che possono essere utili. Come vi ho detto, mi fermerò qui qualche giorno a Santo Stefano. Sapete che io sono innamorato di questo paese, mi piace tantissimo la tranquillità. Però ho notato che dentro i paesi hanno chiuso parecchie attività, purtroppo. Si capisce che con la vicinanza di Sanremo e Arma d'Italia, sai, giustamente chi ha le attività cerca magari qualcosa in più rispetto al solito piccolo turismo, anche perché qui
principalmente penso che questo paese lavori e basi la sua economia qui sul porto, anche perché c'è pieno imballato, pieno di barche, barconi, non barchette, barconi da milionari. E niente, dai, adesso finisco di lavare la roba, vado a prendere la Lolina, che la porto a fare i suoi bisognini, e poi vado ancora in centro paese, vado a fare colazione, fare un po' di spesa, e vi faccio vedere un po' di novità, se ci sono qui a Santo Stefano. Io spero che voi abbiate passato un bel Natale tranquillo, in compagnia di famiglia e tutto, che avete mangiato, bevuto, che vi siete divertiti. Io l'ho passato, come vi ho detto, tra amici, per quello che vado sempre a Pietraligure, ho passato tra amici e tranquillo, proprio in tranquillità. Volevo andare a mangiare al ristorante perché, come sapete, d'inverno mi porto sempre i miei, volevo andare a mangiare al ristorante, ma c'era tutto pieno, perciò ci siamo arrangiati noi sul camper. Siamo andati a fare un po' di spese, ci siamo arrangiati noi sul camper. Altre novità, sto testando, ah ecco, a proposito, sto testando le batterie che ho preso, i pannelli portatili, una figata, perché come vi ho detto d'inverno, essendoci il sole basso, il pannello portatile che avevo preso dall'EcoFlow lo posso posizionare come voglio. Difatti ieri ho le batterie che sono strapiene, ma anche quelle dei servizi, perché avete visto che vi ho detto l'altra volta che le avevo collegate alla spina esterna del randagione, e perciò riesco a dare anche corrente, anche da dare un aiuto alle batterie dei servizi. E fino adesso alla grande devo studiare qualcosa per prolungare, aumentare la capacità delle grigie, essendo in tre sul camper, insomma ti devi lavare in tre, insomma la capacità delle grigie è un po' bassa, come sapete. L'acqua la trovi dappertutto, perché poi anche qua a Santo Stefano c'è pieno di fontanelle, perciò non è un problema. Il problema è lo scarico, e allora devo studiare un sistema, o aggiungo un gavone per le grigie, ma alla fine mi sa che farò proprio il mestiere lì, perché comunque quando ti capita di stare in libera, se fossi da solo no, perché è un gavone da 50 litri, perciò da solo sai, fai la doccia e ti lavi da solo, ma in tre, cominci a lavarti in tre, cominci a lavare i piatti, anche i piatti da lavare sono più tanti, perciò devo aumentare per forza la capacità delle grigie, come vi avevo detto, ne avevo parlato l'altra volta, per chi decidesse di andarci a vivere. E niente, dai, io torno, come vi ho detto, torno alla randagione, adesso ci sarà il sole contro, torno a randagione. E il parcheggio dei camper qui a Santo Stefano è pieno, come al solito, è proprio pieno. Io sono arrivato ieri, che era Santo Stefano, e non c'era nessuno, però oggi cominciano ad arrivare tutti. L'area camper, perché so che qualcuno me lo chiederà, l'area camper a Pietraligure è tutta prenotata fino al 6, non c'è posto fino al 6 di gennaio, dal 6 di gennaio poi, sapete, finiscono le feste, e allora troverete posto. Anche lì ho trovato un sacco di iscritti, e niente, dai, torno a randagione, e poi attenzione alle buche, aia. Allora, aia, che male. Torno a randagione, prendo la Lolina, la porto a fare i suoi bisognini, e noi ci sentiamo, magari faccio un mini video o un reel o uno short o qualcosa per augurarvi il buon anno. Noi l'ultimo dell'anno, io e la Lolina l'ultimo dell'anno lo passeremo qui o in un posto un po' più tranquillo, perché qua vicino adesso hanno aperto il ristorante del porto, e anche l'anno scorso hanno fatto un po' di casino con i petardi, e la Lolina ha paurona, perciò adesso devo ancora decidere se fermarmi qua o andare o cercare un posto più tranquillo, magari anche all'interno, senza stare sul mare, ma almeno per quella notte lì dell'ultimo dell'anno. Comunque vi terrò informati. Io intanto vi auguro in anticipo, nel caso non riesco a fare il video, vi auguro un buon anno,
che vi porti tante belle novità e tanti buoni chilometri. E noi ci vediamo al prossimo video e grazie per essere stati con me, avermi fatto compagnia, tanto che portavo la roba in lavanderia. Ciao belli, alla prossima!